Ci troviamo a Santa Maria delle Grazie, uno degli scrigni di arte e fede più importanti della città. Tra l'altro è stata una delle ultime tappe che abbiamo fatto nei nostri percorsi. Il luogo sorge sui resti di una fonte pagana che poi è diventato invece uno dei massimi esempi del primo Rinascimento toscano. Arezzo conserva tanti gioielli come questo bel santuario alla prima periferia della città. E allora, se la pandemia impone delle accortezze in più, le consuete passeggiate della sezione Soci Coop di Arezzo si trasferiscono online, due volte al mese, sulla piattaforma Meet, curate dal giornalista culturale Marco Botti, che abbiamo accompagnato durante i sopralluoghi per preparare queste iniziative. Nei giorni precedenti vado nei luoghi presi in esame, faccio tante foto che poi metto in fila in base a ciò che dico. Quindi diventa una sorta di racconto fatto con le mie parole e le immagini che faccio scorrere a tutti i partecipanti e vedere ovviamente. Buona la risposta delle persone, spiega la presidente della sezione soci. Altri hanno fatto dei messaggi dicendo: guarda, dice, adesso vado io a vederla da me. Quindi è uno stimolo poi anche per le persone, non solo per conoscere, ma per poter muoversi di casa e visitare dei luoghi con più coscienza di quello che possono rappresentare. Perché alle volte veramente ci sono delle cose che non vengono valutate per il loro valore. Foto, storia, arte e un pizzico di curiosità sono gli ingredienti di queste passeggiate virtuali e stavolta la tecnologia permette di fare due passi in più. In questo periodo, potendo anche allontanarci perché non c'è un problema logistico, diamo spazio anche ai dintorni della città che sono comunque bellissimi, affascinanti e tutti da scoprire. Questo programma di passeggiate virtuali ha toccato anche i luoghi ebraici di Arezzo in occasione della Giornata della Memoria, un'iniziativa che purtroppo è stata bersaglio di attacchi web di stampo nazifascista. Unicoop Firenze ha condannato quanto accaduto e messaggi di solidarietà sono arrivati da più parti, anche dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.